Allora, dicevo quindi che dopo aver speso 10 milioni di euro per progettare il Palazzo di Giustizia a Libertà, il sindaco Simeone, sostanzialmente poi ha interrotto tutto nel momento in cui un'azienda privata, tale Pizzarotti, gli ha fatto una proposta diversa. Io non ho il compito di fare il pubblico ministero e quindi a me interessa. Ma continua a farlo perché non è vero questo, ma non è nelle carte. Non è nelle carte, quindi. Gentilmente. No, ma. Altrimenti non la faccio replica. Se replica adesso, non replica dopo. Ma prego. Non è possibile, guarda, quindi. Non è possibile. È proprio uno stravolgere la verità. Onorevole, gentilmente. Scusi, ma non si può non reagire. Quindi. Tra poco reagirà. Fra l'altro, avrà un fatta da un pubblico mezzo, ministero, un quindi da chi svolge, dovrebbe svolgere avrà una funzione. Sindaco, prego. Quindi dicevo, noi abbiamo tentato, primo, di evitare il rischio che questa proposta potesse favorire interessi privati creando una supervalutazione di tutte le aree che sorgono proprio vicino allo stadio San Nicola e che quindi avrebbero potuto dar luogo a speculazioni edilizie ove il Palazzo di Giustizia fosse stato spostato lì. Abbiamo difeso il quartiere Libertà e abbiamo preparato, cosa che verrà presentata a giorni, spero dopo la mia vittoria. Dopo 5 anni. Spero dopo la mia vittoria al ballottaggio, noi presenteremo il bando di concorso nel quale chiederemo al mercato in modo regolare, non in maniera. Adesso i dettagli sono superflui e in televisione non possiamo permetterceli, ma in maniera trasparente e legale noi chiederemo a tutte le aziende se sono in grado di costruire un palazzo di giustizia a Libertà tra via Nazariant, via Tommaso Fiore e Corso della Carboneria. Noi lì allocheremo non una cittadella, ma il palazzo di giustizia, il luogo dove il quartiere Libertà si terrà stretta la sua principale identità. Cosa vuole lasciare Simeone di Cania Brescia a Libertà? Solo il cimitero? No, adesso glielo chiediamo. Un minuto e 30 di replica anche sulla questione della speculazione. C'è già un accordo con lo stesso quartiere nei tantissimi incontri che si sono avuto, ma c'è un accordo con gli stessi operatori della giustizia che vogliono un accentramento degli uffici giudiziari. Libertà, il recupero del Palazzo di Giustizia può vedere l'accentramento di tutti gli uffici comunali, quindi addirittura un'esaltazione del ruolo del quartiere stesso e quindi una attenzione addirittura baricentrica, nel senso che in quel palazzo possono venire allocati e lo si può chiedere alla stessa impresa di adattarlo proprio alle esigenze del comune che oggi ha i suoi assessorati ancora sparsi nei vari condomini della città e quindi con grave nocumento per coloro che ci lavorano e per coloro che devono interloquire con questa realtà. Ma devo dire un'altra cosa, il discorso del progetto. Non lo abbiamo trovato, non è stata la mia amministrazione per questo progetto, viene da molto lontano e naturalmente avendolo realizzato sia pure parzialmente i progettisti dovevano essere pagati per il lavoro che dovevano fare. Quindi noi abbiamo fatto solo un'operazione di cassa e un atto dovuto perché sennò saremmo stati chiamati in giudizio. Per quanto riguarda la problematica della Pizzarotti, il sindaco Emiliano non annuncia che ha perso tutti i gradi di giudizio relativamente alla ricerca di mercato, quindi ha perso al TAR, ha perso al Consiglio di Stato e quindi oggi c'è un contenzioso, ma nella quale è soccombente il Comune rispetto alla società Pizzarotti, che è quella che ha proposto la cittadella giudiziaria e l'ha proposto a un canone identico a quello che oggi il Comune paga per sostenere la edilizia giudiziaria e quindi credo che sarebbe invece un vantaggio per la città e non un danno per la città poter aderire a un accordo di questo genere. Grazie, controreplica. Adesso deve fare l'avvocato, si deve difendere. Sì, no, dico il sindaco di Cania Brescia evidentemente ha detto delle cose ben ha assunto talmente a cuore le ragioni dell'impresa Pizzarò. No, io sono amante della verità, non delle. Ma sta chiamando sindaco, sta sbagliando spesso. No, lui ha ragione a chiamarmi il sindaco, perché io sono il sindaco. No, lei chiama sindaco.
sindaco. Grazie, grazie. Non se ne è accorto, lei ha chiamato sindaco due volte già. Ma lui è stato sindaco, è stato assolutamente come per sindaco di Bari. È stato semel sacerdos, semper sacerdos. Dico, io ricordo bene che è stato il sindaco di Bari. È stata una delle ragioni per le quali alla fine mi sono dovuto candidare, il fatto che lui... Beh, veramente le ragioni sono state ben diverse. Comunque, c'era una sorta di contrasto all'interno dell'apparato giudiziario. Credo che permane anche tuttora. Credo che permane anche tuttora. Simeone, eravamo a Pizzarotti. Minuto e 30 vale sempre. Eravamo a Pizzarotti. Allora, dicevo, si è talmente accalorato nel difendere le ragioni dell'impresa Pizzarotti. Che non conosco neanche come è fatto. Che quindi evidentemente gli stanno molto a cuore, perché è difficile muoverlo, diciamo, a commozione. Si commuove solo per precise ragioni. E evidentemente gli è sfuggito che il comune di Bari, al TAR di Bari, non ha affatto perso la causa. C'è stato... Beh, l'ha persa al Consiglio di Stato, quindi è particolarmente vivace stasera. Dicevo quindi che il comune di Bari non ha affatto perso le cause. Il comune di Bari sta tirando dritto, perché non si fa intimidire e non si fa piegare da interessi personali. Però poi perde. Personali. Lei è così felice che il comune di Bari perde le cause? No, perché è male, è allora, mal difeso. Dicevo, dicevo quindi che noi difenderemo la città di Bari, i proprietari di aree, le persone per bene di questa così città. Come ha fatto per Punta Perotti. Senta, guardi, non funziona più questa continua interruzione. Noi difenderemo, perché noi siamo delle persone per bene, senza interessi personali, che non si arricchiscono attraverso lo svolgimento di funzioni pubbliche. E qual è questo? Lei non può lanciare. Questo è ai limiti della querela. Continuare guardi, il suo lei non limiti della querela. Non ponga gentilmente domande. Ma come si permette? Ma come si permette a dire una cosa del genere? Noi pensiamo che arricchirsi in base a chi? Noi pensiamo ma che lei è entrambi degli ottimi candidati. Ma lei è un pubblico ministero, può fare il pubblico ministero. Gentile. Ma lei era un giudice, io temo le persone che lei ha giudicato. Io temo le persone, temo per quelle povere persone. Ma cosa sta dicendo? Prego. Ma chi si è arricchito? Ma lei sta scherzando veramente? Gentilmente. Ma roba da siamo certi della buona fede di entrambi. Non mi sembra candidati. Che ci sia la buona fede, la perché vostra, lo dice anche sui palchi dei luoghi dove fa i comizi, cose, quando non c'è l'avversario. È ora di finirla. Sindaco uscente, gentilmente. Ma stiamo scherzando. Per cortesia. Allora, dicevo. Ritiri quindi, quello che ha detto. Lei provi a querelarmi. Ritiri quello che ha detto. Dopo vedremo se ci sono le condizioni. Le querele, signori, in altra mi sede. Mi perdoni. Però lei deve intervenire. Sto intervenendo. Gentilmente. Mi scusi. Onorevole, quando uno dice che uno si arricchisce. Gentilmente, onorevole. Anche ha replicato. Ha replicato. Io mi sembra. Vorrei provare. Siccome, guardi, di lei. Corretto. Nei suoi confronti ho scarso interesse. Io ho interesse soprattutto nei confronti dei telespettatori. Per cui continuo a dire. Lei avrà interesse nei confronti degli spettatori, però sta attaccando in una maniera scorretta me, definendo che io mi sono arricchito. Credo che i cittadini potranno giudicare. Guardi, la sto facendo parlare in maniera tale che queste frasi le giudicheranno i cittadini e gli spettatori. Che tutta la città, tocca a lei. Cerchi di non continuare su questa linea. Tutta la città la conosce bene, come la conosco io. Benissimo.